Adesso sì, perfetto. Bene, ricominciamo da capo. Buonasera a tutti. Dicevo, è questa sera il primo di tre appuntamenti che ruotano intorno ai temi che sono più cari alla psicologia del lavoro, e in particolare appunto i temi di questi tre incontri riguardano il prendersi cura delle persone, a partire da una constatazione, cioè a partire dal fatto che le organizzazioni di lavoro sono dentro una grande trasformazione che riguarda le organizzazioni, che riguarda il mercato del lavoro e quindi forse anche le persone sono chiamate a trasformarsi e cambiano probabilmente anche i modi con cui le organizzazioni guardano alle persone. Quindi l'idea di questi tre incontri è provare ad approfondire questi temi con una formula di dialogo tra psicologi e non psicologi, cioè persone di azienda. Quindi dal lato dell'azienda possono provare a raccontarci, sotto forma direi di testimonianza, che cosa sta accadendo nelle loro realtà, che cosa vedono. Quindi l'idea di questa sera e delle prossime due, che saranno dopo l'estate, è appunto di costruire un confronto, un dialogo. Questa sera Stefano ha il compito, come dire, di orchestrare un po' la chiacchierata, siamo tutti, come dire, parte attiva, no? Perché l'idea appunto è che non siano solo loro a dirci delle cose, ma che appunto ci sia la possibilità anche di raccontarsi esperienze. Quindi, come al solito, l'invito è, oltre che ad ascoltare, ovviamente a intervenire, chiedere, domandare, portare testimonianze. Non dico nient'altro, lascerei a Stefano le presentazioni ufficiali. Grazie. Allora, grazie Luca Longo. Io direi che ci sediamo in modo che guardiamo in faccia. In realtà, Luca Longo ha già ben detto il senso di questa serata o di questo ciclo di tre incontri. Io volevo semplicemente, naturalmente, presentare i nostri ospiti, i nostri discussants, ma però dire anche due parole su quello che secondo me è lo scenario e perché in questo scenario il tema del prendersi cura è, secondo me, secondo noi, particolarmente rilevante. Io vorrei dire, vorrei vedere questo tema da due punti di vista. Il primo, diciamo così, esterno a quella che è la comunità professionale degli psicologi, ed è la realtà di un mondo in grande trasformazione. E questa non è una novità perché si stava prima, poco fa, dicendo che il cambiamento in realtà è parte inevitabile dell'esistenza, quindi non è che il cambiamento c'è oggi mentre prima non c'era il cambiamento. Però certamente quello che sta accadendo oggi ha degli elementi di novità. Elementi di novità che sono, a mio avviso, non solo mio a dire la verità, legati in particolar modo alla velocità, all'estrema rapidità di questi processi di trasformazione. Estrema rapidità che fanno sì che ci venga incontro e noi ci inseriamo in un mondo che un acronimo, secondo me, molto suggestivo ha definito come mondo VUCA, volatile, incerto, complesso e ambiguo. Questi sono quattro attributi del mondo che non è quello futuro, ma è quello in cui già ci troviamo adesso, e sicuramente i diversi processi sociali, tra cui possiamo naturalmente inserire il processo di lavoro, non sono certo indenni, non escono indenni da queste caratteristiche. Quindi un primo motivo per cui sicuramente è d'attualità parlare del prendersi cura delle persone che lavorano è perché lavora in un contesto che è, io lo definirei, di incertezza strutturale, e questo inevitabilmente produce, determina delle pressioni che probabilmente, quantomeno per intensità, sono molto particolari. E non è ragionevole pensare che possano diminuire queste pressioni, anzi, in qualche modo
noi possiamo immaginarci che questa condizione di incertezza, che in passato avevamo in fondo sempre considerato congiunturale, temporanea, sia oggi una condizione strutturale. No? L'incertezza è diventata parte della vita. Se qualcuno di voi, a parte che ne vedo di presenti, ma lavorando sulle popolazioni di millennials, questo è evidentissimo. Il fatto che si possa dare, come dire, per assodato il fatto che uno si inserisce in un contesto che le persone della mia generazione chiamerebbero precario, ma le generazioni invece attuali considerano la normalità dell'esistenza. L'altro aspetto, secondo me, perché non dobbiamo dimenticarci che qui siamo alla casa della psicologia e siamo all'interno di un percorso tematico che è stato innanzitutto pensato per i colleghi psicologi. L'altro aspetto, dicevo, che rende secondo me molto interessante questo argomento è che il prendersi cura delle persone nelle organizzazioni, ecco, noi crediamo che gli psicologi possano dire e dare molto su questo prendersi cura, no? Perché molte delle dinamiche appunto di affaticamento sono delle dinamiche psicologiche, molte delle dinamiche, diciamo così, legate invece alla promozione, allo sviluppo del benessere sono anche dinamiche psicologiche. Allora, in questo senso mi sembra che ci sia un duplice interesse. Uno è, diciamo così, legato al fuori della nostra professione, cioè al contesto in cui noi andiamo a esercitarla, l'altra allo specifico della nostra professione. In questo senso, gli psicologi del lavoro da sempre rappresentano di fatto una popolazione professionale di confine, perché noi lavoriamo sulle dinamiche psicologiche, ma normalmente lavoriamo in contesti che non sono innanzitutto caratterizzati da un interesse psicologico, perché il mondo dell'organizzazione è un mondo duro, un mondo hard. E qui arrivo alle persone che insieme a me, insieme a noi, questa sera tratteranno di questa questione. Alla mia sinistra, Antonio Antezza. Antonio Antezza è un ingegnere, innanzitutto. Perché secondo me l'ingegnere... No, non può essere una distanza, ma è un fatto, perché l'ingegnere... Io sono convinto che siano delle categorie ontologiche, l'ingegnere, lo psicologo, questa è mia... è un ingegnere che lavora in una azienda di ingegneri, perché lei è la responsabile della, diciamo così, della funzione salute e sicurezza di un'azienda molto hard, molto di ingegneri, molto di gente che fa le cose, che si chiama, non è segreto, giusto si può dire, che si chiama Open Fiber. Fanno la fibra, loro posano la fibra ottica, cioè delle robe proprio fisiche, cioè esistono, no, noi parliamo delle rappresentazioni dei pensieri, no, loro proprio fanno le cose. Alla mia destra Dario Forti è uno psicologo, è un collega, da sempre fa lo psicologo del lavoro, anche se la sua chiave di lettura delle organizzazioni è anche una chiave clinica, non posso dirlo senza vergogna, se è giusto. Dario è peraltro, siamo colleghi in quanto psicologi, ma siamo colleghi anche perché insieme abbiamo partecipato anche con Luca Longo della costruzione di questo gruppo sulla psicologia del lavoro all'interno dell'ordine, e insieme a me fa parte del comitato scientifico della Casa della Psicologia, che è questa cosa che ci sta ospitando in questo momento. Fa il consulente da un certo numero congruo di anni e certamente ha incontrato come dire, sia la dimensione della fatica legata a lavorare, della fatica psicologica legata a lavorare, e quindi anche a una riflessione su che cosa voglia dire prendersi cura delle persone rispetto a questa fatica, anche se, come vedremo poi, la fatica non è l'unico aspetto, secondo noi, ne parlavamo prima di iniziare, rispetto appunto al tema del prendersi cura, non è detto che l'elemento più rilevante sia proprio quello della fatica. Faremo così adesso, io passerò, innanzitutto parlerò
Sonia, che ci racconterà la sua esperienza nell'azienda, e gli abbiamo chiesto proprio di raccontarci in qualche modo che cosa vuol dire nella sua azienda prendersi cura delle persone, magari portando anche degli esempi concreti. Dopodiché la parola passerà a Dario, che in qualche misura proverà a utilizzare le suggestioni, i suggerimenti, il dato di Antonia per come dire, proporci alcune letture, alcune riflessioni. Io sto attento e faccio delle domande eventualmente, e poi vediamo come si sviluppa. La dimensione, appunto, come ci ricordava Colongo, vorrebbe essere quella del dialogo, quindi sicuramente il dialogo innanzitutto attorno a questo tavolo, ma abbiamo un numero di partecipanti che ci consente anche di un dialogo più esteso, diciamo così. A questo punto io smetterei anche di parlare e passo il microfono. Secondo te questo funziona? Mi sentite? Ok, è perfetto così. Buonasera a tutti. Innanzitutto io vorrei ringraziare l'Ordine degli Psicologi per l'invito, ovviamente, anche perché noi ingegneri riconosciamo di avere tanto bisogno di un confronto con gli psicologi molto spesso per svestirci un po' della natura hard, così come l'abbiamo definita oggi. Sono Antonia Antezza, come ha anticipato Stefano Gheno, lavoro per Open Fiber da un anno. Mi occupo degli aspetti di salute e sicurezza ambiente all'interno della società. È una società che, non so se qualcuno di voi già conosce, nasce nel 2016, quindi recente. Mi preme darvi qualche elemento di contesto anche per poi, diciamo, contestualizzare gli elementi di prendersi cura delle persone, in che contesto lo facciamo. Quindi Open Fiber nasce nel 2016 come una startup innovativa, nasce da Enel, con un progetto molto ambizioso, che è quello di, come diciamo noi, costruire l'autostrada digitale d'Italia, cioè costruire la fibra ottica, l'infrastruttura, quindi proprio posare l'infrastruttura con dei cantieri. Quindi noi siamo presenti nel territorio italiano con dei cantieri dove realizziamo la fibra ottica, e esercire la fibra ottica, quindi gestire l'impianto della fibra ottica. Questo con quale obiettivo? Ovviamente di raggiungere tutte le unità immobiliari, quindi intendiamo le case degli italiani, sia nelle zone che hanno un senso dal punto di vista di mercato, quindi le grandi città dove c'è un interesse di mercato nell'operare, ma anche nelle aree cosiddette bianche, cioè quelle remote, quelle meno raggiungibili, dove con l'aiuto statale, quindi con un contributo statale, stiamo realizzando la fibra ottica. È un'azienda hard, sì, cioè dove le attività sono operative, sono cantieri. Non svolgiamo attività direttamente, ma tramite delle imprese appaltatrici. Siamo un'azienda di circa 850 persone, fuori nei cantieri troviamo circa 10.000 persone che operano per la realizzazione di questa infrastruttura, quindi un intervento importante. Per fare questo abbiamo bisogno di ingegneri. Il 70% della nostra popolazione è fatta da ingegneri. Il restante 30% sono prevalentemente laureati in economia, quindi anche lì non è che abbiamo grande speranza di essere soft, continuiamo ad essere hard. Ed è un'azienda che è cresciuta dal 2016 al 2019 molto, siamo 850 in 3 anni, potete capire, ci sono state una crescita elevatissima, con uno sforzo elevatissimo da parte di tutti, di mettere insieme competenze diverse, non tanto per, diciamo, la conoscenza delle telecomunicazioni che ci accomuna, ma per la conoscenza che ognuno di noi ha maturato nelle esperienze pregresse. Io ad esempio vengo dal mondo della consulenza, i miei colleghi vengono tutti da aziende diverse, tendenzialmente i nostri lavoratori arrivano da 100 aziende diverse, con culture, background, schemi e valori, anche sistemi valoriali di riferimento molto diversi. E quindi questo sono i dati che mi preme dare per indicarvi il contesto di un'azienda che comunque, oltre ad essere giovane, di età anagrafica, di costruzione, di crescita, è un'azienda che ha dei lavoratori molto giovani. In Italia non so quante aziende abbiamo con lavoratori con età media di 37 anni, cioè la nostra età media interna di 37 anni è molto giovane, è molto costituita dai millennials. In realtà quasi il 50% è fatto di millennials, quindi di questa generazione che è abituata all'incertezza. In realtà diciamo che i lavoratori di Open Fiber Millennial un po' di certezza, almeno dal punto di vista lavorativo, ce l'hanno, cioè tendenzialmente noi offriamo un contratto determinato che va un po' in controcorrente con quello che succede al di fuori per i millennial. Quindi un'azienda giovane,
il 5% di noi è addirittura sotto i 22 anni, quindi non abbiamo lavoro minorile, ve lo volevo dire, però cioè, nel senso che abbiamo assunto anche gente molto giovane. Questo per dirvi il contesto anche del prendersi cura, su che popolazione si rivolge, a che popolazione si rivolge, e ovviamente trovare i metodi giusti non è sempre la cosa più facile. Io porto questa testimonianza, vengo dal mondo dell'HSE, come si dice in azienda, no? Health Safety Environment, quindi salute e sicurezza ambiente. Ho iniziato a lavorare circa 11 anni fa, pensando che l'HSE fosse soprattutto adempimenti legislativi, rispetto delle norme, qualcosa in più era il rispetto degli standard internazionali. Da allora ad oggi in realtà la trasformazione è stata molto veloce e molto significativa. Ricordo che già nel 2008, in realtà, quando la legge sulla salute e sicurezza è uscita in Italia, aveva una bellissima frase su un obbligo esplicitato sui lavoratori, che avevano obbligo di prendersi cura di se stessi, della propria salute e sicurezza, e di quella degli altri. Come forse una legge non riusciva a dirlo, ma ha avuto l'esigenza di doverlo esplicitare. Da allora ad oggi, in realtà, l'approccio dell'HSE è un approccio completamente diverso. È una funzione che lavora molto in maniera relazionale con altre funzioni in azienda e prevalentemente con la funzione HR. Non a caso in Open Fiber l'HSE è interna alla direzione HR, è proprio una parte, quindi diciamo rispetto ad altre aziende abbiamo un dialogo facilitato con le HR e anche con la strutturazione di progetti orientati al caring delle persone. Ovviamente Open Fiber in questi anni ha cercato di dare avvio, oltre ai circa 3.000 cantieri sul territorio, a delle iniziative di caring rivolte ai propri lavoratori, che potesse portare a rilevare le esigenze dei lavoratori e a risponderci. Le iniziative sono state di diverso tipo, alcune legate alla salute e sicurezza in maniera stretta. Gli strumenti con cui abbiamo rilevato le esigenze tendenzialmente sono sempre state delle survey interne, studiate in maniera incrociata tra tendenzialmente tre figure aziendali. Vi porto molto il contesto aziendale, vi calo nel contesto aziendale quello che succede. Tendenzialmente la funzione HSE, la funzione HR e la funzione del facility management, di chi gestisce i luoghi dove i lavoratori vivono, ha posto delle domande ai lavoratori per capire quali erano le esigenze proprie, esigenze che possono essere diverse, come immaginate, tra un ragazzo di 22 anni e una persona più grande, generazione X. Z, quindi sicuramente diverse. Da queste survey abbiamo analizzato le esigenze e abbiamo provato a rispondere con delle iniziative. Cito un'iniziativa che secondo Open Fiber è quella di maggior successo in questi primi anni di sperimentazione, che è stata quella dell'avvio di un progetto di welfare attraverso una piattaforma digitale. Una piattaforma digitale che noi ci piace tanto, l'Open, quindi si chiama Open Welfare, ha permesso a tutti i lavoratori di attingere da questa piattaforma per poter avere dei servizi. Servizi che sono diversi, ovviamente, per rispondere alle esigenze diverse che ci avevano manifestato, quindi dal esigenze sportive, viaggi, esigenze mediche, di assistenza medica, di assicurazione medica, di servizi di diverso tipo, di shopping. Ne cito, sicuramente ne dimentico qualcuna, ma ce ne sono di diverse a seconda di quello che era stato espresso dai lavoratori, e abbiamo in realtà sponsorizzato, comunque sovvenzionato, questo piano di welfare, permettendo ai lavoratori di trasformare il premio aziendale in servizi tramite il welfare. Questo ha ottenuto in un anno circa una crescita di adesione dei lavoratori al programma di welfare da 24 al 48, 49, quasi il 50%, che è una percentuale molto alta se confrontata con altre aziende, o comunque con una media di circa il 30-35% su cui si attesta l'azienda. È una delle iniziative che ha provato a mostrare in qualche maniera come un'organizzazione, che comunque è un'organizzazione complessa per come è strutturata. Vi dicevo prima dei cantieri, vuol dire che circa il 40%, dal 35 al 40% dei nostri lavoratori sono lavoratori che sono sul territorio, non sono nelle sedi principali, ma lavorano sui cantieri per monitorare i cantieri. Quindi in realtà raggiungere tutti con dei servizi che potessero rispondere alle proprie esigenze è stata la sfida che abbiamo provato a cogliere con il piano di welfare.
In realtà inizierà una seconda campagna di survey per capire se abbiamo centrato gli obiettivi e quali sono poi i margini che abbiamo di miglioramento rispetto a queste tematiche a fine anno. Quindi in realtà cerchiamo ovviamente di capire se stiamo andando nella direzione giusta e come possiamo magari migliorarci in questi servizi, che è ovviamente quelli del welfare. Tra ovviamente le esigenze espresse dal welfare, per esempio, citavo prima, nelle sedi di Milano e di Roma, che poi sono le sedi con maggiore popolazione aziendale, abbiamo installato i defibrillatori. Questo è il classico tema in cui è nato da un'esigenza espressa dal lavoratore che voleva, diciamo, essere un luogo sicuro, no? Quando parliamo di sicurezza, l'etimologia lo dice sine cura, no? Senza preoccupazione. Cioè il lavoratore vuole essere in un luogo in cui non si deve preoccupare del luogo in cui vive, e quindi in quel caso abbiamo in realtà installato i defibrillatori rispondendo a un'esigenza specifica dei lavoratori. Ora, io in realtà da questa serata mi aspetto un confronto molto utile anche per migliorare, per trovare magari dei margini, degli ambiti in cui poter portare valore anche nelle nostre modalità di approcciare il lavoratore. Ovviamente, cioè, raggiungere i lavoratori e capire quali sono le loro esigenze è il primo dei lavori ed è il più complicato, perché il dialogo ovviamente non può essere ad persona, ma deve essere fatto con gli strumenti che possono essere utilizzati dalle organizzazioni. Quindi in realtà il complesso. Il tentativo di Open Fiber ovviamente è quello di prendersi cura e di attenzionare le esigenze del lavoratore. Internamente all'azienda tutti sappiamo che ovviamente è un obbligo legislativo quello di valutare lo stress al lavoro correlato. Ora, il legislatore ci ha provato a darci una guida che noi ingegneri con numeri e indicatori ben felici siamo di applicare, ma in realtà quello che abbiamo fatto noi per poter poi attuare un ciclo di valutazione più diciamo strutturato, magari con il contributo di esperti esterni, è stato quello di migliorare le componenti organizzative che poi su quelle valutazioni incidono. E in questo diciamo che tra i primi interventi fatti c'è stato quello sicuramente di definire i percorsi di carriera, ma anche un sistema valoriale condiviso. Ed è stato un esercizio molto interessante, perché considerate, come dicevo prima, che abbiamo lavoratori che arrivano da aziende molto diverse, con valori molto diversi. La prima fase della nostra azienda è stata diciamo inserire in gruppi, in focus group, i lavoratori, raggiungendo quasi il 100% della popolazione fino al 2017, e definire con loro i valori aziendali. Cioè i nostri valori aziendali, essere pionieri uno, sono dei valori che sono stati definiti dalla popolazione aziendale e in cui tutti i lavoratori potessero riconoscersi. In realtà non sono rimasti sulla carta, sono dei valori che noi abbiamo esercitato all'interno dell'azienda con delle iniziative specifiche. Ne cito una, noi lo chiamiamo Sport Lab, cioè è un laboratorio in cui possiamo esercitare i nostri valori di team, di persone che lavorano insieme verso un obiettivo, tramite un coach sportivo, tendenzialmente persone che sono riuscite nello sport e che tramite queste iniziative possono, diciamo, trasmettere i valori di coesione, di eccellenza, di andare oltre gli obiettivi prefissati tramite degli esercizi pratici. Sono tutti tentativi che poi diciamo aspetto un commento dagli esperti per capire se sono nella direzione giusta o meno, che prima di tutto hanno mostrato l'attenzione dell'azienda verso i lavoratori come stakeholder, no? Come parte interessata rilevante all'interno dell'azienda, e cercano, diciamo, di contribuire allo sviluppo non solo dell'azienda intesa come sistema organizzativo, ma anche delle persone che la compongono. Non so se volete intervenire, io ne posso raccontare altre. No, allora teniamoci alla cura. Noi pensiamo di dover riparare qualche cosa, no? La cura è che noi c'è qualcosa che si è rotto o che rischia di rompersi, che si è danneggiato. Dicevo
giusto? Sì. Dicevo, la cura è che qualcosa si è rotto o in procinto di rompersi e noi interveniamo per ripararla o in qualche misura per evitare che si danneggi eccessivamente. In realtà quello che ci ha raccontato Antonia dice che si può prendersi cura delle persone prima che questo avvenga, no? Perché in un'azienda tutto sommato giovane, in cui probabilmente non c'è ancora un livello come dire di routine, o una volta si usava questo termine, alienazione, tale da giustificare chissà quale rischio di burnout rispetto alle come dire all'attività lavorativa, in qualche modo comunque c'è una possibilità barra un interesse al prendersi cura. E questa è la prima cosa che vorrei segnalare, e mi piacerebbe proprio Dario, tu per la tua esperienza che cosa vedi. L'altra cosa che mi aveva colpito mentre ci raccontavamo prima di iniziare la serata quello che facevamo reciprocamente è che anche lavorare, come dire, io lo chiamo sulla forza e non solo sulla debolezza, è un modo di prendersi cura, perché è chiaro che le attività col coach sportivo, piuttosto che appunto le attività non direttamente riparative, ma tecnicamente noi le chiamiamo promozionali, sono un modo interessante di prendersi cura, e in cui probabilmente il tema, e si capisce molto bene perché c'è un'integrazione con HR, in cui il tema della cura, della salute e dello sviluppo sono, come dire, fortemente connesse, no? E qui la domanda che a me verrebbe è: che tipo di azienda è quella che vede questa integrazione, no? Perché, come ci diceva anche Antonia, non è sempre stato così, no? Quando è iniziato tutto il tema salute e sicurezza, era innanzitutto, c'erano delle norme da rispettare, bisognava definire dei regolamenti, delle procedure, eccetera, ma non c'era l'idea di uno sviluppo, no? Anzi, semmai era l'idea dell'adempimento. Tu hai usato questo termine, direi che ne hai abbastanza. Sì, grazie intanto, buonasera anche da parte mia. Sì, mentre Antonia parlava, mi stavo dicendo, quasi a smentire il senso della nostra discussione, ma un'azienda che ha 2 anni, si sente così? Che ha 2 anni, con una popolazione molto giovane di millennials, ed è una startup, che bisogno di cura dovrebbe avere? Nel senso che viene in mente il triage, no? Quando ecco, quelle situazioni un po' emozionali dei film di guerra, insomma, in cui fanno queste tende di campo, in cui questi chirurghi cercano di salvare, naturalmente guardano, ci mettono un secondo a capire di chi occuparsi, naturalmente, eccetera. Verrebbe dire che, appunto, se non ci fosse la risposta che ha appena suggerito Stefano Gheno, verrebbe dire non c'è niente da riparare. Tra l'altro, non a caso credo che abbia usato volutamente il termine riparare, no? Quello che gli americani direbbero to fix, no? Che tra l'altro per gli psicologi e per gli psicologi di formazione clinica ha un significato piuttosto importante. Il lavoro stesso, secondo una visione psicoanalitica, è un grande processo di riparazione, no? È di riparazione simbolica di qualcosa che va ritessuto continuamente. Il lavoro ridà un senso alle cose, al mondo, eccetera. Quindi riparazione di qualcosa che non va. Con questo potremmo dire allora che forse in questo mondo di grandi cambiamenti, di pressioni, come ha detto sempre all'inizio Stefano Gheno, strutturali, in cui non fa più notizia, no? Che avvengano delle cose. Però con questo forse non rispondiamo alla domanda, perché appunto ci possono essere dei progetti come quello che la collega Antonia, l'ingegnere, ci sta presentando, parlando, ed è forse uno dei modi con cui oggi le organizzazioni effettivamente rispondono a questa domanda sulla cura. Io però vorrei
apro una piccola, poi magari cerco di non annoiare, quindi mi interromperò dopo poche battute, ma volevo approfittare di questa occasione anche per introdurre qualche riflessione di tipo teorico, forse troppo, concettuale sul tema della cura. E lo faccio partendo da, non so, oppure se, poi pare ci sia sta fare qui che funzioni, e quindi basta solo che si lanci forse. Allora parto da una riflessione teorica molto raffinata. Stamattina io stavo passeggiando in Corso Magenta, andavo a fare il babysitter da mio nipotino, quindi andavo a prendermi cura del mio nipotino che a scuola dalla prima ha superato, anzi ecco, sul tema della fragilità, mio nipote che ha fatto la prima elementare ha detto la prima cosa l'altro giorno: mi hanno permesso di andare in seconda, proprio con un senso proprio di un commitment, un impegno. Ecco, neanche un bambino cinese direbbe una cosa del genere. Ecco, mentre andavo da lui a fare babysitter, mi trovo davanti su un marciapiede di quelli che a Milano hanno finalmente, li hanno messi un po' dappertutto, questi scivoli per consentire di rimuovere le barriere, no? Con un suo triciclo piccolissimo, un bambino di 2 anni con la mamma che però stava a 1 metro almeno di distanza e era un po' in difficoltà, non riusciva a tirarlo su da questo scivolo e bofonchiava quel linguaggio un po' autoreferenziale che hanno i bambini di 2 anni, no? E la mamma gli chiede con un tono piuttosto tranquillo, non freddo, ma senz'altro non premuroso, ecco, cos'è che non va? Con una domanda che un intervistatore studia anni per impararle queste domande, no? C'è una domanda aperta che costringe, obbliga a una risposta non preconfezionata o troppo diretta nell'intenzione di chi l'ha fatta. Uno può dire: mamma, niente, va tutto bene, oppure sono nella cacca, oppure però questa domanda ha prodotto, io è durato un secondo perché poi nel frattempo andavo avanti, non ero in ritardo ma volevo arrivare e quindi non ho seguito gli sviluppi del dialogo, però questo bambino si è sentito preso in considerazione, era in difficoltà, la mamma non l'ha né sgridato con quelle mamme un po' le imbruttite, no? Come diciamo ormai in Milano sono gli imbruttiti e le imbruttite, tipo dai sbrighi, dai, e nemmeno oh povera Stella, non si è chinata, non l'ha soccorso, non l'ha preso in mano, non l'ha sollevato, gli ha chiesto cos'è che non va. E immediatamente, magicamente, il bambino ha trovato una direzione al suo triciclo ed è salito sul marciapiede. Poi cosa sarà successo? Magari ha picchiato contro, lì c'era vicino alla stazione, la fermata dell'auto, della vetrata, si sarà rotto il naso, l'hanno ricoverato in codice giallo, questo non lo sappiamo come va la medicina. Ecco, questo mi è sembrato un bel modo di porre la domanda. Un bambino di 2 anni che in una visione, io di psicologia dell'età evolutiva non mi ricordo più nulla, sostenni un esame tantissimi anni fa, però non so che cosa si pensa in psicologia dell'età evolutiva, si chiama ancora così, psicologia dello sviluppo, è cambiato addirittura anche il naming, ecco, da allora, di come, cosa voglia dire prendersi cura di un bambino di 2 anni. Questo mi è sembrato una cosa interessante. Ciò detto, cioè, però credo che questa cosa valga anche, se vale per un bambino di 2 anni, varrà anche per l'azienda che si chiama, ha detto, Open Fiber, no? Varrà per Open Fiber, varrà per gli ingegneri, varrà per le persone delle aziende in cui noi lavoriamo come consulenti o come risorse interne, eccetera. Cioè, di cosa parliamo quando parliamo di cura? Il tema è questo. È cura riparare una disfunzione? Immagino che questo, sì, infatti mi sono permesso di recuperare una delle N definizioni del vocabolario di cos'è cura, che contiene tutto, c'è anche la curatela dei libri che non ci interessa molto, e neanche tanto devo dire l'aspetto del curare come applicare farmaci, cioè trattare, no? Nel senso che forse è un po' scontato e non mi sembra l'opera prestata dal medico per guarire un ammalato, eccetera, eccetera. Mi sembrano invece interessanti
il pensiero attento e costante, la sollecitudine, la dedizione. Ecco, quella mamma aveva senz'altro un modo molto rilassato, magari qualche nonna o magari la suocera di questa mamma poteva dire: mia nuora veramente è una persona da internare, no? Interdire, perché non sta attaccata al bambino che poi si fa anche male, eccetera. Ecco, però io in quel modo lì, dedizione, chiedersi qual è la risposta giusta alla difficoltà che il mio bambino ha in quel momento lì. Così come ciò che suscita costante interesse e sollecitudine. Ecco, credo che nella cura ci sia il tema che bisogna essere interessati, se no come si fa a prendersi cura? E poi naturalmente c'è anche quella famosa in letteratura, la cura è l'affanno, è la preoccupazione, che poi spesso non è una buona consigliera di interventi magari anche intempestivi, sgraziati o eccessivi. Magari. Ci ho detto, dicevo prima ad Antonia che tra l'altro qui io cito Edgar Schein, che è un maestro di tutti noi per tantissimi temi, no? Dallo sviluppo organizzativo alle relazioni d'aiuto, al tema della cultura organizzativa, e anche, si è anche occupato di tema di sviluppo e autosviluppo tanti anni fa, dicendo che non c'è nessuno più del singolo individuo ha la possibilità di occuparsi del suo proprio sviluppo. Aiutati che il CELTA aiuta, potremmo dirlo con un senso popolare. È quello che ci insegnò 50 anni fa, che anche i consulenti hanno il problema quando vengono chiamati da un'azienda che vuole riparare, aggiustare qualcosa. Shine, da vecchio marpione da consulente, diceva: se noi vogliamo, cioè abbiamo mutui da pagare, due o tre mogli, ex mogli cui pagare ingenti assegni di mantenimento, prendiamo qualsiasi richiesta ci faccia il cliente. Ma se abbiamo un'etica del nostro lavoro consulenziale, noi ci prendiamo cura solo di cose che meritano di essere affrontate, che non possono non essere affrontate, quindi da riparare, oppure e anche cose in cui non ci possa essere l'automedicazione. Gioco un po' su queste parole, no? Infatti la consulenza generativa, che era la process consultation di cui lui ha scritto per tutta la vita, verte sull'aiutare gli altri ad aiutare se stessi. Quindi potremmo anche dire che forse gli ingegneri di una startup giovanissimi addirittura, può anche dire: beh, su, up your ass, su the dos, diremmo a Milano, so, vedete un po' di capire, avete bisogno di qualcosa? Vi serve qualcosa? C'è qualcosa che non va? Beh, fatelo. Non voglio banalizzare. Naturalmente nella cura c'è anche tutto l'aspetto dell'attenzione. Luigi Pintore era un giornalista, un politico, non c'entra niente con il nostro mondo, però io questa sua frase l'ho sempre messa in tutte le letture, tutte le cose che ho scritto sul tema della relazione d'aiuto, perché non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Parlava della moglie che stava morendo di cancro, tra l'altro. Allora, situazione molto simile all'ultimo Shine, possiamo anche spegnerlo, dell'ultimo Shine che scrive la relazione d'aiuto proprio parlando della moglie malata terminale. Quindi per dire che il tema della cura ha dentro anche, oltre che la sollecitudine, anche poi la disperazione, no? Ti prendi cura di qualcosa che non può fare a meno di te. Con questo io aggiungo due piccole cose che forse spero che possano essere in qualche modo utili anche al nostro dialogo. Il tema è che noi ci prendiamo cura degli altri o ci prendiamo cura di noi stessi, o le aziende sono chiamate a prendersi cura, perché noi siamo difettosi, mancanti, incompleti, incompiuti, in divenire, non siamo completi. D'altra parte non è una grande novità, la filosofia esistenzialista questa cosa la disse anche con parole poetiche, l'essere e nulla di Jean-Paul Sartre negli anni 40, insomma l'essere sono le cose, questa è una cosa che non ha bisogno di, no? è messa lì. Noi siamo in nulla, i soggetti umani non sono una cosa, saremo una cosa quando ci saranno delle ceneri, qualcosa del genere, no? Ma noi non siamo un qualcosa, ecco. Da questo punto di vista Maria Zambrano, che è una filosofa che oggi è molto studiata, dice, a mio avviso con
un'espressione fantastica, mi permetto di leggerla: l'uomo deve non tanto costruire la sua vita quanto proseguire la sua incompiuta nascita. Deve nascere via via lungo la propria esistenza, e non in solitudine con l'altro, quindi tutto il tema del rapporto con l'altro. Ecco, noi ci prendiamo cura degli altri perché sono una promessa di qualche cosa che deve ancora succedere. Ecco, in questa promessa naturalmente c'è magari soltanto, come ha detto Stefano prima, una dimensione positiva di lasciare, liberare quello che già i soggetti. Allora, da questo punto di vista, e questo non sono mai stato, sono consulente da tutta la vita, credo di potermi attribuire di non aver mai ceduto alle due lusinghe opposte ma principali, più forti, del lavoro del consulente: o essere sdraiato sulle aziende, mettersi dalla parte del padrone e fare quello che chiama all'azione, su, siete ancora lì, no? Con magari sotto consulenti di strategia, consulenti di direzione, sono vari modi e nemmeno il tribuno, il rappresentante sindacale degli scontenti nelle aule. Sempre cercato di avere una visione terza, che poi è quella del triangolo, naturalmente consulente, cliente, committente, eccetera. Quindi può anche darsi che le organizzazioni, da questo punto di vista non ho nessuna difficoltà, e l'ho visto mille volte, l'ho anche detto spesso ai miei committenti, che talvolta potrebbero non complicarsi i problemi, ma lasciando un po' andare le persone magari parliamo di innovazione, parliamo di miglioramento, parliamo di qualità, farlo fare, ecco, non mettendo davanti una norma, una procedura, uno standard, e fidarsi della capacità, dell'invenzione, dell'inventiva, dell'intelligenza delle persone. Quindi prendersi cura potrebbe anche essere non pretendere che il comportamento delle persone sia per forza riconducibile a una norma definita. Lasciare, che poi la logica della responsabilizzazione nella gestione del servizio, per esempio, no? Se ci mettiamo a regolare o chi fa un servizio, un lavoro molto stupido, semplicemente se sì, no, forse, ma se vendi in un negozio forse anche delle magliette, sappiamo che la vendita delle magliette non risponde a una procedura ma a una capacità interpretativa, artistica, di chi sta vendendo una maglietta. Stiamo considerando che Open Fiber però ha sempre la natura hard degli ingegneri. Sì, quindi loro l'inventiva la contestualizzano in regole, procedure, indicatori e tendenzialmente un benchmarking. Antonia, cioè, nessuno è perfetto, come sappiamo, anche gli ingegneri non sono perfetti. Quindi, No, volevo... Allora, è evidente che io la penso come Dario, è evidente che anche Antonia la pensa un po' così, perché cioè noi siamo tre persone ragionevoli e la pensiamo così, e quindi la mia grande domanda è: e quindi perché non lo fanno tutti? Questa è una questione, perché Antonia ci ha raccontato un'azienda sicuramente attenta alle persone, ma che è nata attenta alle persone, perché loro sono nati mettendo in moto tutta una serie di dinamiche che erano di valorizzazione del capitale umano. Guardate che nel giro di 2 anni più della metà degli aventi diritto decidano di aderire al piano di welfare aziendale, cioè trasformare, demonetizzare, come si dice, una parte del premio di produzione in servizi di welfare, è una media altissima, perché dopo anni le aziende migliori arrivano al 30%, perché il soldo è il soldo, capite? Cioè, poi gli puoi spiegare quello. Quindi è evidente che è nel vostro DNA e probabilmente siete nati così. Però, visto che siamo tutta gente d'azienda, chi da consulente, chi da manager, peraltro Antonio ha anche esperienze di consulente, se è una cosa così ovvia, anche nei buoni risultati che porta, perché poi porta i buoni, ma perché è così difficile praticarla, no? Questo qui secondo me non è una domanda inutile, perché poi diventi molto più credibile se tu intercetti anche non solo la domanda latente, ma riesci a portarla alla luce, no? A farla diventare consapevole anche per gli altri. Scusami se ho rubato la cosa, ma mi piacerebbe che tu nel tuo inserissi anche cosa pensi di questa roba. Sì, assolutamente. No, prima nelle definizioni di cura, no?
notavano il prendersi cura come dare attenzione alle persone. E se dovessi sempre portare nell'organizzazione questo tema, che poi bisogna sempre capire come, no, contestualizzarlo nell'ordinarietà di una società molto orientata al business, come molte, come tutte, anche perché, no, non sono delle associazioni non profit. Allora in realtà mi veniva da pensare se tutta la nostra formazione che internamente facciamo in Open Fiber, ma vi sorprenderò, abbiamo molto fatto anche nella mia vecchia esperienza di consulenza in una Big Four, tutto il tema del fornire dei feedback continui alle risorse che con te lavorano giornalmente può andare in questa direzione con uno strumento, diciamo, che è semplice, scontato, eppure difficilissimo da applicare. Io vi garantisco che lavorare con delle risorse e trovare del tempo da ritagliare per poter dare un feedback su un'attività semplicissima è una cosa molto difficile da fare se non prefissata mentalmente in maniera chiara e precisa. E devo dire che sia Open Fiber, ma in questo dico anche nella mia vecchia esperienza, in realtà di formazione ne abbiamo fatta tanta. La differenza è che forse qui riusciamo a metterla in pratica più facilmente che in altri contesti dove, diciamo, i ritmi serrati e alcune dinamiche interne possono essere diverse, ma sicuramente il feedback e il dialogo con le risorse è un modo per dare loro l'attenzione che meritano per l'impegno che mettono giornalmente in quello che fanno. Vi dirò, in questo tentativo noi in Open Fiber abbiamo fatto una sperimentazione che è discutibile, io ve la lancio qua sul tavolo, di un feedback digitale. Ovviamente noi rispondiamo all'esigenza di sviluppare la digital, la Gigabyte Society, quindi cioè, tutto ciò che è digitale ci piace tantissimo. In realtà abbiamo sperimentato un'app per poter dare, ritornare ai propri dipendenti con un feedback. Questo in maniera tale che ovviamente il feedback potesse essere un punto di forza, un punto di debolezza, di rinforzo come si chiamava, per poter comunque tornare dopo un'occasione che poteva essere una riunione, una mail, un contesto anche informale con un feedback. Ora, su questo a me avevano sempre insegnato che il feedback meglio dato di persona, meglio dato, però in realtà in qualche modo è diciamo un gesto per cui inizia a tracciare un contatto che poi può trovare lo sviluppo, perché magari nel caffè successivo hai il momento di approfondire e non rimane, non passa nell'ordinarietà e nella fretta e nelle mille cose di ogni giorno. Prima di parlare male di questa cosa che ci sta raccontando Antonia, no, nel senso che io in questo momento da consulente sto seguendo un progetto di una azienda piuttosto importante che da 15 anni ha un bellissimo sistema di performance management, non l'ho fatto io, però ho aiutato ad amministrarlo, a formare le persone eccetera, e che però come tutti i sistemi di performance management basati sulla scheda, gli obiettivi, i colloqui di feedback eccetera, incontra periodicamente quella fatica, la fatica del manager, dice appunto il tempo, trovare il tempo, parlare bene, avere i colloqui. E allora, visto che, per dire che della stoltezza umana non c'è mai limite, che la famigerata General Electric, quella che ha inventato un sacco di metodologie, anche che a fine degli anni 90 disse che per uscire dalla tendenza all'effetto mediano dell'appiattimento delle valutazioni bisognava introdurre i sistemi di distribuzione forzata, per cui se tu hai 10 persone e mettiamo che il decile altro è di 10 e quello basso è di altri 10, cioè su 10 tu ne devi almeno, in realtà era di più, era 20-25%, 1-2 devi promuoverlo, devi proprio liberarlo, devi farlo crescere, e di 1-2 invece devi liberarti, have to exit the business, come dicevano, per, anche se magari l'ottavo, il nono e il decimo sono più bravi della media di tante altre, però ecco, questo modello che è stato poi chiamato della dead man curve, la curva dell'uomo morto, per cui è stato dimostrato poi da delle ricerche che questa modalità in realtà creava un'incertezza, un disorientamento, una paura che alla fine poi dava un effetto negativo sulla performance complessiva. Adesso la General Electric, non c'è più Jack Welch, ci sono i nipotini di Jack Welch, dicono che non bisogna fare più il performance management, bisogna fare il continuous feedback, e quindi
abbandonare gli obiettivi, abbandonare tutto e quindi eccetera eccetera. Come dire, d'altra parte noi consulenti viviamo anche perché le aziende hanno dei pendoli, un giorno vogliono una cosa, l'altro giorno non lo vogliono più, e tu, ecco, seguendo il maestro Shine, diciamo, parliamone, non ti credo solo perché tu sei il grande CEO, sei il grande amministratore, sei l'imprenditore, eccetera. Vediamo un po' se mi risuona come ragionevole che mi chiedi, se no perché servirebbero i consulenti? Basterebbero tre sherpa che fanno le cose, eseguono delle piccole disposizioni. Per questa azienda che il brief che è stato dato è dicono General Electric, lo dicono un sacco di grandissime, credo anche Deloitte, superare, è vero, stiamo facendo una sorta di un esame, un audit per capire effettivamente che cosa si poteva fare, e probabilmente, certo, il continuous, il feedback, le app possono aiutare, però fra i paletti che in questo caso per fortuna la direzione personale ci ha detto, però noi la ritualità del colloquio non vogliamo perdere, anzi, perché il performance management serve per rafforzare le relazioni di fiducia e collaborazione tra i vari livelli. Poi troviamo un modo più vicino al where the action is, più vicino ai fatti, più vicino agli obiettivi che sorgono continuamente, eccetera, per dire però diciamolo diversamente. Un'azienda di 800 persone, di cui una gran parte ingegneri o comunque con un livello di scolarità medio alto altissimo, diciamo. Beh, il tema non dico che sia scontato, il tema è il famoso principio per cui noi dovremmo, un altro maestro, Bernard Baschi, diceva la individualized consideration, cioè il leader è vero quando tratta ogni figlio come se fosse figlio unico, ogni collaboratore come se fosse l'unico collaboratore. Ne hai 800, beh, sono mica tanti 800. 800 li possiamo gestire come, non come fosse dei cluster, delle popolazioni, cioè, come 800 cristiani o sia il loro credo, eccetera. Certo, probabilmente col fatto che non tutti 800 hanno bisogno delle stesse cose, probabilmente una certa parte non ha bisogno di niente. Ecco, bisogna anche essere, quella mamma di stamattina aveva capito che il bambino non ha bisogno di essere soccorso, di essere consolato, e neanche sgridato, soltanto minimamente incoraggiato. Ecco, certo che è difficile il mestiere, ci mettiamo tutti nei panni della collega, come faccio a capire effettivamente quanti hanno bisogno di una mano, quanti hanno bisogno, come diceva Luigi Pintor, che tu ti fai prendere, cingere il collo e aiuti a risollevarti. Probabilmente, certo, ci vuole una capacità fine di misurazione, eccetera. Siamo rimasti sulla pagina della Zambrano, poi ce n'è una bellissima della Cora Diamond, le filosofe moderne e contemporanee dicono tutto quello che c'è da dire ormai sulla contemporaneità, eccetera. Ci dice che prendersi cura degli 800 ingegneri della Open Fiber vuol dire chiedersi qual è il modo di non colmare, ma di lavorare sull'incompiutezza della loro natura umana. Questo bel indizio, quello lo sottolineava anche Stefano, il welfare ha questo di positivo. Io non sono un esperto, faccio parte di un'associazione Ariele, qui c'è molti colleghi che ne sanno molto, stasera potrebbero parlarne molto meglio di me, però nella logica del welfare aziendale c'è un po' questa idea di lasciare le persone libere di capire di cosa hanno bisogno. Poi magari hanno anche in mente delle cazzate, va bene. Poi è un po' come il job posting di qualche anno fa, o come i cataloghi ad accesso libero della formazione corporate, cioè poi devi avere un sistema un po' di controllo, se no ti chiedono la qualunque, no? Eccetera. Ecco, però questo tema qui, che rapporto abbiamo noi, e lo dico a noi, lo dico ai colleghi, non dico soltanto alla collega dell'azienda, che rapporto noi abbiamo intimamente, quindi il tema clinico entra anche un termine un po' chic, contotransferalmente, che rapporto abbiamo con l'idea che i soggetti possano lavorare sulla loro perenne incompiutezza, che non è una mancanza, un vuoto, è la possibilità di continuare a costruire se stessi. Ecco, il più di sicura da questo punto di vista è un po' solo questo, io direi.
Ancora Diamond dice una cosa, uso questa qui e poi ciò che qui mi interessa è l'esperienza che la mente fa quando non è in grado di contenere quello che incontra. La mente non è in grado di contenere quello che incontra. Questo tipo di esperienze ci fanno sentire come se ci fosse qualcosa nella realtà che resiste al nostro pensiero, qualcosa forse che è doloroso nella sua inesplicabilità, o magari qualcosa che nella sua inesplicabilità ci meraviglia, ci incute rispetto. Noi sentiamo le cose in questo modo, e questo appunto, forse oggi la filosofa di studi femministi eccetera eccetera più interessanti, questo che mi avvio a rispondere all'osservazione della Maria Zambrano, c'è qualcosa che ci meraviglia, ci incute di rispetto. Ecco, la cura dovrebbe essere questa cosa, riconoscere che il soggetto nella sua continua ricerca, che noi non conosceremo mai, non si conoscerà neanche lui o lei naturalmente, figuriamoci se l'HR o l'HSE, figuriamoci, o i consulenti. Però se non ci fosse questa dimensione inesplicabile sarebbe tutto un giochetto qual è se noi sentiamo le cose in questo modo, noi siamo capaci di far sentire alle nostre persone che noi comprendiamo questa loro meravigliosa, però respectful, vuol dire degna di rispetto, condizione, il modo in cui si fanno le esperienze. A me sembra tutto qua, poi ci sono mille altre cose da vedere. Io non ho la risposta, ve lo volevo dire. Penso di poterla pretendere da un'analisi di cioè sugli elementi che ho, nel senso che è complicato, cioè non avevamo questa pretesa sicuramente. Cosa vi posso dire invece del lasciare libertà alle persone, che era un po' il tema? Sicuramente internamente alcuni tentativi di lasciare libertà di iniziativa alle persone c'è forte, anzi devo dire che forse il pregio delle aziende nuove è che non avendo nulla di strutturato è riconosciuto in maniera tradizionale, comunque che viene dalla storia e che quindi ha un appoggio nel passato, è sicuramente un valore aggiunto. Cioè noi molto spesso lo chiediamo ai nostri collaboratori e viene chiesto a noi, chiediamo ai nostri collaboratori di portare innovazione, di portare la libertà di indirizzare un'iniziativa. Devo dire che rispetto ad altre aziende mi sono trovata ad affrontare dei veri e propri brainstorming in cui presa un tema abbiamo portato tutte le nostre iniziative. Non è da poco, perché ovviamente ognuno di noi può esprimere e può lanciare queste. Molte di queste iniziative tra l'altro sono state anche avviate in maniera concreta, quindi di diverso tipo, dall'ingegneria, dalla progettazione a miglioramenti nel campo del luogo di lavoro e fisico. Mi ritrovo nell'idea che le risorse, soprattutto le giovani come me, posso dirlo, come gli altri, sono molto motivate da poter dare un proprio contributo. Questo sicuramente è uno spirito, cioè lo spirito che motiva di più, cioè far capire che il proprio contributo è un contributo di valore e che viene riconosciuto e anzi applicato all'interno della vita, anche in cose semplici, però sicuramente è un valore aggiunto. Quindi poter avere la libertà e poterla esprimere e poter poi perseguire quello che si è manifestato, secondo me è uno dei fattori che aiuta all'interno dell'azienda a creare un clima di stimolante, di collaborazione e diciamo che colma un po' l'incompiutezza. In realtà secondo me la tua osservazione è molto... è proprio dirimente. Io perché per accettare la libertà, mi viene da dire, devi in qualche modo accettare la possibilità di non avere tutto sotto controllo, no? A me, io non conoscevo questa citazione che tu ci hai proposto, ma è veramente affascinante, perché ci dice che non c'è bisogno di controllare tutto. Questo forse un pochino risponde a quella perplessità che prima manifestava, perché per certi versi invece le aziende hanno un po' l'esigenza di controllare tutto, no?
perché tu devi raggiungere degli obiettivi di business, perché tu devi poter prevedere quello che succederà, perché tu devi riuscire a influenzare il mercato e quindi devi in qualche misura governarlo, no? E quindi tutta la dialettica tra l'esigenza di governare ma la constatazione che c'è sempre un livello di ingovernabilità e addirittura la scoperta che questo livello di ingovernabilità potrebbe essere una ricchezza invece che un impoverimento, io credo che da un punto di vista psicologico, allora io non faccio lo psicanalista, però sia un pelino destabilizzante, no? E quindi in questo senso interessante, allora lui poi è un iconoclasta, ma effettivamente questa idea del feedback continuo, no? Del feedback continuo e facilitato è secondo me un'ipotesi di interessantissima potenzialità e di estrema pericolosità, perché mi verrebbe da dire che poi tutto dipende da come lo giochi questo feedback, no? Perché è chiaro che avere un feedback continuo dal punto di vista della conoscenza di sé e del rapporto col mondo è il massimo della vita, se tu riesci a reggerlo, no? Allora qui di nuovo il tema della cura mi sembra che vada, come dire, esce dall'idea della riparazione del danno per andare invece, c'è una parola che oggi è molto di moda e sta iniziando ad essere di moda anche nell'azienda, dicevo, per diventare una proposta di resilienza. Cosa fate voi per la resilienza? Terza cosa da dire in questo materiale, che poi non so, credo che metto a disposizione tutto, non so se come si farà per farlo avere a chi è interessato a averle, saltando molte altre cose su quello che succede nel mondo, ecco, mi limito a dire questo. Di fronte all'emergenza, tutto quello che ci mettiamo prima, il soggetto umano che opera oggi nelle organizzazioni deve confrontarsi con un compito primario arricchito. Il concetto di compito primario credo che sia abbastanza noto, viene dalla teoria dei sistemi, ci viene dalla lezione del Tavistock fino al dopoguerra, cioè il compito primario è la bussola, è il grande indicatore che ci dice della salute dell'organizzazione. Perde di vista il compito primario, venir meno alla propria, poi possiamo chiamarla missione, scopo, eccetera, ma il primary task dei colleghi dello studio dei sistemi sociotecnici degli anni 40, 50 e 60 indicava che proprio è anche l'elemento diagnostico fondamentale. Quando un'organizzazione appesantita, affaticata, spaventata, logorata o conflittuata all'interno smarrisce il proprio compito, basta pensare, non so, un ospedale che non curi, un ospedale che con i topi o un ente pubblico che ci mette dei tempi lunghissimi a dare una risposta a un parere, uffici tecnici di comune, queste, eccetera eccetera, un'azienda che perde, un'azienda che perde le persone, che ha un livello di retention molto basso, un turnover molto alto. Ecco, il compito primario è un concetto che è servito tantissimo nella diagnosi organizzativa, è la prima cosa. Ecco, io ho un maestro che diceva che i due misuratori, che possono i due verbi di Freud, amare e lavorare, se uno lavora e riesce ad amare, far l'amore, provare, diciamo che ha un buon rapporto con la realtà e se stesso. Il medico di mio papà, quando era bambino, in tempi diversi, entrava in casa, non visitava, diceva te caget. Ecco, se il bambino andava di corpo, allora questo era un indicatore che il suo compito primario di crescere era assicurato. Era un modo un po' diretto, però forse anche basico, ma utile, eccetera. E il cambiamento, le trasformazioni di cui ho parlato, sono tali che oggi non basta più chiedersi, l'organizzazione sta raggiungendo, per esempio, gli shareholders, l'azionista, la soddisfazione, l'utile, il below the line, tutte quelle cose lì, perché potrebbe esserci stress, lavoro, piuttosto che una disperazione, piuttosto che la sostenibilità sociale, ambientale, eccetera. Ecco. Allora, nel tempo il concetto di compito primario si è modificato.
a un certo punto è stato necessario ripensarlo. Noi, io e il collega Barchetta, ma l'hanno fatto anche altri, abbiamo come minimo allargato anche dal punto di vista delle persone. L'organizzazione persegue l'obiettivo, ma sostiene anche lo sforzo di continua ricerca di autorealizzazione delle persone, perché un compito primario dell'organizzazione non è solo delle persone, è anche dell'organizzazione. L'idea è che nella precarietà, nell'incertezza, nella fragilità, in un mondo che, quando il cambiamento diventa continuo, vuol dire che non c'è più un elemento, non c'è più un punto fermo, non c'è un tempo zero. Il fatto che oggi, e questo ha anche un valore politico e anche da portare un po' di mal di pancia, chi abbia una visione un po', come dire, di chiarezza, ecco, ambiguità, nel VUCA c'è anche l'ambiguità, cioè che l'organizzazione abbia anche, e le persone che svolgono un'attività, e quindi anche la collega nel suo ruolo e tutte le persone, non abbiano soltanto da confrontarsi con il compito primario dell'organizzazione, gli obiettivi, contribuire alla creazione di valore, anche autorealizzarsi, chiedersi continuamente in qualsiasi momento se siamo soggetti incompiuti, ma che ne è di me. Ma la terza, qui detto, di ricostituzione dei tessuti, dei meccanismi istituzionali, di cosa sto parlando? Cioè che la liquidità, Bauman la chiamò la liquidità, Beck il tema l'età dell'incertezza, cioè il mondo contemporaneo è un mondo che non solo ha esteso i confini, eccetera, 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 ma in qualche modo anche destrutturato, decostruito, che ne dicono quelli dell'organizzazione, le procedure non sono più le procedure di una volta. No? Se ci sono dei suggerimenti, delle raccomandazioni, o sono delle estrapolazioni statistiche posteriori, eccetera, eccetera. No? I ruoli vanno continuamente ricostruiti, le reti di relazioni, i confini di ruolo vanno continuamente ritessuti, e se sei su un boundary non hai più, proprio dire, come nel tennis individuale la pallina, o nel volley, adesso hanno anche una macchina precisissima che ci dice se è di un millimetro dentro o fuori. Nel doppio le balle non c'è, dove cosa dentro cosa fuori dipenderà dalla capacità della coppia, eccetera. Ecco, in questo il soggetto è chiamato anche a farsi carico della ricostruzione continua a me piace questa idea qui del tessuto, cioè è come se dovesse essere continuamente rimagliata l'organizzazione. Rimagliare era un concetto delle nonne, no? Che si deve continuamente riparare le smagliature, i fili, quando il gatto ti porta via un pezzo di gola e devi rimettere dentro il filo, eccetera. Questo carica anche moltissimo, ecco, la cura oggi dovrebbe essere questa, se si può normativizzare. Quanto noi aiutiamo l'organizzazione, e poi i capi, naturalmente i capi continuano importanti, i leader, eccetera, eccetera, e le persone a equilibrare e tenere in piedi, non nella stessa misura probabilmente, non quanto sarebbe auspicabile e piacevole fare, nice to have, tutte queste tre componenti del compito primario. Di volta in volta può essere più importante la prima o la seconda, la terza, ma tutte sono importanti. La cura, ecco, prendersi cura anche, per esempio, insegnare alle persone a prendersi cura del loro stesso ruolo. È un modo di interpretare il tema della libertà, anzi, è una libertà responsabilizzante. Caro mio, sei libero di fare, virgolette, quello che ritieni, se ti abbiamo selezionato bene, se ti abbiamo addestrato bene, se hai dei buoni studi, eccetera, eccetera, però ti sei libero anche di far sì che la tua casa, perché poi il ruolo è la propria casa, sia a posto, e la pulizia te la fai tu, non che c'è poi qualche schiavo che te la ripara, eccetera. Difficile, ecco, ma se aiutassimo tutti i nostri 800 a imparare a farsi carico di queste tre cose, tipo rifare il letto, lavare i piatti e non lasciare il frigorifero vuoto, avremo mariti e figli naturalmente un po' più bravi di quello che abbiamo di solito, no? No, volevo aggiungere una cosa sempre con lo sguardo delle organizzazioni, no? Prima abbiamo citato in realtà il compito primario, il valore delle organizzazioni,
La trasformazione che avevo citato prima della visione nuova del valore dell'HSE, no? Della cura dell'ambiente, delle persone, eccetera, in realtà nelle organizzazioni oggi vede uno sviluppo diverso, che è quello che noi chiamiamo la sostenibilità del business. Cioè, ormai qualsiasi evento aziendale in cui si partecipa, ma anche qualsiasi azienda che fa pubblicità del proprio business, fa una pubblicità di un business sostenibile, cioè di un business che riesce a creare un valore durevole nel tempo, no? Con una visione prospettica molto più lunga e molto slegata, cioè non molto slegata, ma non solo legata al profitto, quindi al valore economico aziendale, bensì alla capacità che la società e l'organizzazione ha di prendersi cura di altre componenti. E queste componenti sono quella ambientale, e di lì tutte le campagne plastic free, inquinamento, lo strato dell'ozono, quindi i gas effetto serra, eccetera, la parte ambientale, la parte sociale, quindi l'organizzazione in un contesto più ampio in cui deve prendersi cura degli aspetti sociali, e la parte, diciamo, di governance, di governo della società. Questo perché ormai, quando in realtà parliamo delle aziende, ad oggi le aziende si misurano non solo sulla capacità finanziaria dei bilanci, ma in realtà sulla capacità di prendersi cura di quelli che vengono chiamati stakeholder, cioè delle parti che sono interessate nel business di quella società, e tra queste sempre nelle organizzazioni troviamo mappate le persone, people. Ovviamente sugli strumenti abbiamo già detto, sulla capacità di portare il compito primario, comunque sulla capacità di valorizzare, di aiutare le persone a riconoscere il compito primario all'interno della propria attività, del proprio ruolo, devo dire è una sfida di un certo tipo, importante. Sì, è sicuramente una sfida importante. Mi viene da dire però che non ci avevo pensato prima, ma quello che adesso ricordavano sia Dario che Antonia me l'ha come dire, fatto tornare alla mente, che in realtà quando non so se qualcuno di voi ha mai visto dei filmati d'epoca della ricostruzione industriale del nostro paese, le grandi fabbriche che ripartivano, il lavoro, e si vedevano in tutti i filmati, la vedi questa cosa qui, le grandi stanze delle dattilografe. Cioè c'erano queste stanzoni nelle grandi aziende in cui c'erano queste signore e signorine che battevano a macchina, punto, battevano a macchina, che era come dire erano in catena di montaggio. Ecco, non c'è un'impresa oggi a cui qualcuno verrebbe in mente che ci sia qualcheduno che batte a macchina, perché tu puoi essere anche magari l'amministratore delegato o l'assistente, però in generale, indipendentemente, ognuno si fa i suoi documenti. Non è che chiami la signorina e gli detti, o meglio ancora gli racconti, e poi lei. Per certi versi questo è un modo di prendersi cura del proprio ruolo nel cambiamento. Secondo me è poco appariscente, perché come dire è marginale rispetto a un'altra cosa. Però appunto, se pensiamo che negli anni 60 invece c'era la dattilografa, e io non escluderei che in qualche declaratoria di contratto collettivo ci possa essere ancora, come dire, la mansione, no, non lo so, però ecco, voglio dire, questo io credo che sia un esempio, no? Allora è come se oggi la cura, che è molto, trovo molto suggestiva questa idea dei tre compiti primari che devono, la cura passi anche attraverso il fatto di normalizzare delle condizioni che magari in altri tempi sarebbero state percepite come una diminuzione del proprio ruolo, perché non apparteneva allo status del dirigente piuttosto del funzionario doversi occupare, no, dell'esecutività dei propri compiti. Allora, in questo senso, io credo sì che la libertà e la responsabilità vadano inevitabilmente insieme, no? La libertà sostenibile, per usare il termine che tu dicevi, non è che tu puoi fare quello che ti viene, ma la libertà sostenibile è che tu vuoi fare quello che è giusto. Non so se è troppo morale questa cosa che sto dicendo, no? Ma in questo senso io credo che anche questo sia un prendersi cura delle persone, almeno mi sembra che tu suggerissi questo,
Antonio, cos'è che facciamo? Ecco, appunto, stavo dicendo, si è fatta una certa ora, non è che qualcuno vuole dire delle cose? Era più una curiosità, perché ero curiosa di capire quali possono essere stati gli ostacoli che ha vissuto appunto la vostra azienda, sia da una parte di management e gestione, quindi dall'alto, ma anche poi delle persone che hanno partecipato a tutti questi progetti. Perché qua mi sembra tutto rose e fiori, mi chiedevo quali possono essere, perché ci sono magari delle difficoltà. Ma guarda, la difficoltà iniziale sicuramente è quella di diffondere il significato e il perché di alcune iniziative. Prima abbiamo parlato di questo successo del welfare, no? Dai 24% ai 48%, non vi ho raccontato tutte le attività di mezzo che ci sono state, ovviamente. Cioè, in realtà abbiamo spinto tantissimo su degli incontri di formativi su come utilizzare il welfare. Abbiamo sovvenzionato il welfare dando un premio aggiuntivo a chi convertiva il maggior numero di premio aziendale, quindi chi riduceva, chi aumentava la demonetizzazione. Abbiamo fatto il welfare day, dove per un giorno abbiamo parlato di welfare. Abbiamo fatto la campagna di comunicazione. Abbiamo attivato una mail dove le persone potevano richiedere. Come vedete, c'è la difficoltà in azienda e far passare anche alcuni messaggi e le modalità con cui poter portare avanti un'iniziativa. Sicuramente queste sono le difficoltà iniziali. Dopodiché, una volta che il messaggio passa, la difficoltà è capire i margini di miglioramento, ovviamente. Quindi sicuramente ci sono delle difficoltà. La difficoltà è data proprio dalla complessità dell'organizzazione e delle persone che la compongono. Io vorrei soltanto raccontare un'esperienza molto diversa, nel senso che a me viene da sorridere quando sento 800 persone, perché io vengo da un'azienda che ne ha 14.000. Quindi mi piacerebbe lavorare in un'azienda con 800 persone, perché noi facciamo i pilota di 600. E io ho vissuto sia la parte di addetto salute e sicurezza, perché è la parte in cui ho fatto la tesi e il primo lavoro che ho fatto. Adesso sono nella parte sviluppo del personale, e nel tuo racconto poi ci sei arrivata anche tu, quindi siamo è la stessa cosa a cui ho pensato. Io ho pensato a quella che è la mia realtà aziendale, dove tutte le cose che tu racconti come welfare, come servizi, ci sono già, perché è un'assicurazione. Quindi noi abbiamo l'assicurazione medica gratuita, lo sconto su qualsiasi polizza impossibile, immaginabile, il welfare aziendale, il premio, cioè tutto quello che ci poteva essere c'è. Però in realtà il clima aziendale non è, cioè che si percepisce, non è un clima positivo, cioè non era, adesso stiamo migliorando, spero, visto che lavoro nello sviluppo, spero. Perché sennò diventa una cosa. E la cosa che io stesso ho percepito, perché anch'io faccio parte di queste 14.000 persone, è il fatto che non c'è la possibilità di farsi conoscere. Cioè 14.000, poi vabbè 10.000 sono il settore assicurativo, sono poche le iniziative che portano, cioè adesso stanno partendo, che portano a creare cultura. Quindi nel sentire il tuo racconto, il mio pensiero era: ok, si può dare tutto, si può dare anche l'oro ai dipendenti, proprio da contratto, da CIA, ma se non li ascolti, se non crei dei percorsi di carriera, se non crei dei valori comuni, anche noi stiamo facendo questo perché siamo frutto di una fusione molto grossa. Quindi adesso c'è una serie di corsi che per esempio vengono fatti a chi diventa capo, in modo da avere i valori della nostra azienda, per unificare, perché sennò c'erano loro, noi, gli altri, quelli comprati, era tutto. Stiamo iniziando a fare il performance il management, che è su un pilota di 600 persone, siamo partiti piano. La talent review, un discorso. Io per esempio ho cambiato mansione da poco e ho fatto un corso per affrontare il cambiamento, che anche quello era un corso pilota. Cioè, quindi quello che volevo portare come esperienza è che in realtà la cosa che preme di più alle persone, una volta tolta l'incertezza del posto lavorativo, perché nel mio ambiente non c'è,
è proprio l'ascolto, cioè il fatto di essere riconosciuti, che magari in contesti grandi è difficile. Quindi riconoscersi nell'azienda, il senso di appartenenza da una parte, dall'altra il fatto che l'azienda ti riconosca come persona, non come numero. Guarda, sicuramente i contesti e il numero e le dimensioni rendono i contesti differenti, no? Anche le dinamiche interne differenti. In realtà noi non abbiamo una scala molto lunga, cioè non è che tra il capo e l'ultimo della funzione ci siano tutti questi livelli, assolutamente no, quindi è molto più semplice il contatto, quindi sicuramente i contesti bisogna poi guardarli in maniera attenta per comprenderli. Sull'ascolto e capire il contributo delle singole persone, io quello che ho notato internamente è che molti dei nostri colleghi sono stati molto contenti di entrare in maniera volontaria nelle persone che possono raccontare la propria esperienza attraverso dei video, cioè dove ognuno parla della propria esperienza all'interno di Open Fiber, e questi video ovviamente sono condivisi internamente. Ora, alcune cose non ve le posso raccontare, sono in fase di sviluppo, però sicuramente diamo la possibilità alle storie di successo. Abbiamo avuto anche un'iniziativa di role model dove le donne, che rappresentano una minoranza in Open Fiber, siamo al 70-30 come percentuale, un po' perché si racconta che, no, le professioni tecniche sono composte soprattutto da uomini, anche nell'uscita dall'università, proprio come numeri, quindi in realtà anche nelle fasi di acquisizione è più complicato trovare donne. In realtà le donne, diciamo, che hanno dei ruoli chiave all'interno dell'azienda o che hanno portato un'esperienza o sono riuscite in una particolare realtà, hanno raccontato la loro esperienza nelle università o nelle scuole come rappresentativa. Devo dire che sono delle iniziative che sviluppano molto il senso di appartenenza e di coinvolgimento delle persone, ovviamente con numeriche differenti, cioè magari riusciamo ad arrivare a un maggior numero di persone in percentuale rispetto alla popolazione aziendale. Io volevo fare una piccola domanda sull'articolo 18, perché l'hanno tolto e che cosa ha causato, che debolezze adesso ha un lavoratore sull'assunzione e licenziamento? Perché per noi è diventata una debolezza, adesso possono assumerti e licenziare quando vogliono, almeno da quel poco che ho capito io. Perché guarda me? No, la domanda è rivolta a voi. Fermo restando il fatto che diciamo che le relazioni industriali, l'evoluzione delle relazioni industriali esulano un pelino dalla nostra competenza, però siccome invece io lavoro tanto col sindacato, allora è un tema che a me appassiona abbastanza. Secondo me, io non credo che il problema della precarietà o dell'incertezza sia legato al fatto che esista o non esista l'articolo 18. Io credo che, come ci raccontava ad esempio la collega, ci sono dei contesti organizzativi in cui tutti gli aspetti di garanzia e di sicurezza siano mantenuti, addirittura con una forza maggiore di quella che ti può dare l'istituto contrattuale o la norma, ma nonostante questo tu ti puoi sentire precario perché sei un'entità, come dire, che annega in un mare troppo ampio, no? Cioè, io credo, sa che siamo psicologi e quindi per noi il concetto di precarietà, ecco, poi capite, quando uno c'ha anche un telefono che gli parla e prende l'iniziativa di parlare, c'è un attimo di disagio. Però nel caso mio non è che sento le voci, le avete sentite anche voi, vero? Ok, perfetto. Ci vuole sempre un attimo. No, stavo dicendo che in realtà, almeno per come ci capita di vederla, la precarietà è più, come dire, un tema di vissuto personale rispetto che di dato di realtà. E noi viviamo oggi in una società che è incerta in quanto società, cioè a prescindere dalle norme, perché sa, io posso avere tutte le norme di tutela, ma poi l'azienda la trasferiscono in Cina, e la trasferiscono in Cina, anche e lì non c'è l'articolo 18, a prescindere. Cioè è il mondo che è diventato un luogo incerto. Tanto è vero che io credo che la cura migliore, come dire, che si può cercare di dare ai lavoratori è quella di renderli
le persone meno incerte, o meglio, più capaci di reggere l'incertezza senza soccombere davanti all'incertezza. Io credo che l'esempio che ha fatto Dario del bambino piccolo e del richiamo della mamma dice esattamente questo, perché lui non riusciva a governare il triciclo. Non è che ha fatto un corso di formazione che gli ha sviluppato delle skill di guida del triciclo, ma in quella relazione che è durata un istante lui si è sentito riconosciuto, confortato e degno di stima, e questo è stato sufficiente perché si rimpadronisse del mezzo, se ho ben capito, e scavalcasse l'ostacolo della barriera architettonica. Io penso che questo non sia un problema solo dei bambini, ma anche e soprattutto un problema degli adulti che lavorano. Anche perché nel frattempo non è cambiato solo il lavoro, è cambiato anche il mondo proprio in quanto tale. Cioè, banalmente, uno una volta viveva una fatica, era inserito in una rete di relazioni naturali, mi viene da dire, in cui c'avevi qualcuno che ti aiutava a portare quella fatica. Qualcuno che ti abbassava, per dirla con Pintor, no? Che abbassava il collo in modo che tu potessi aggrappare. Oggi frequentemente noi viviamo in un mondo in cui questa naturalità non c'è più, per cui c'è bisogno in qualche modo che ci sia anche una dimensione organizzativa che si faccia carico di questo, no? Poi è chiaro che ci possono essere delle norme che, come dire, ti facilitano la vita in questo senso e delle norme che invece non te la facilitano. Io, scusi, dico solo un'ultima cosa perché questa mi ha molto colpito. Qualche anno fa ho iniziato a studiare il tema della resilienza organizzativa, che è un concetto abbastanza nuovo e che normalmente viene fatto risalire alla catastrofe delle Torri Gemelle, al crollo delle Torri Gemelle, no? Si dice in letteratura che il problema della resilienza organizzativa nasce quando ci si rende conto che in un istante tutto quello che era il tuo capitale potrebbe sparire nel nulla, e quindi il problema, almeno all'inizio, era fondamentalmente un problema di ridondanza organizzativa e gestionale. Allora cosa si faceva? Si moltiplicavano i backup, si raddoppiavano tutti i sistemi informativi, così che se ti abbattevano una torre c'era sempre l'altra torre e poi magari ce n'era un'altra ancora. A me ha molto colpito che all'inizio nessuno aveva inserito in questo discorso il tema umano, come se l'uomo fosse uno spettatore, come dire, indifferente rispetto a mentre è ovvio che non è così. Sapete chi sono stati i primi a inserire nella nozione di resilienza organizzativa le persone, gli esseri umani? Sono stati i neozelandesi, e sono stati loro perché da loro è abbastanza normale che ci siano gli tsunami, e quando arriva lo tsunami tu non governi più niente, perché lui è più forte e più grosso di te e di qualunque barriera tu puoi mettere davanti. Certo, allora sono i sistemi di sensori che ti avvertono. Ma la cosa che ha fatto il governo neozelandese è iniziare a fare formazione sistematica alle comunità che vivevano lungo la costa dell'oceano per, come dire, aiutarli a diventare più capaci di reggere l'urlo della catastrofe che poteva arrivare. Un po' come Natale, quando viene viene. Cioè, questo a me ha molto colpito, perché è come se è una consuetudine all'incertezza ha portato non una destabilizzazione, ma anzi un investimento che è un'altra idea di cura, no? Che credo che è quello di cui abbiamo poi discorso questa sera. No, non so se... Prego. Io volevo chiedere una cosa proprio in merito a questo concetto di rendere le persone più capaci di reggere l'incertezza, che secondo me è un punto cruciale. Volevo chiedere a voi, secondo voi, quali sono le azioni che nelle organizzazioni possono portare a questo, dalla vostra esperienza o ipotesi, come dire, future? Io la mia risposta proprio da esperienza professionale da consulente.
nell'ultimo anno, negli ultimi sei mesi, l'impegno più grosso che ho avuto di lavoro è stato con un'azienda di ingegneri, in cui gli aspetti non solo tecnologici, ma anche si occupa dei sistemi ferroviari, quindi con tutto il tema anche dell'apprensione che c'è intorno al quando si ferma in una qualche campagna un pendolino, un freccia rossa, eccetera, e le compagnie Italo, Trenitalia diventano tutti matti, l'amministratore delegato, neanche l'amministratore delegato, chiama l'amministratore delegato di questa azienda che gli fa tutta il sistema di assistenza, e se non corrono in tre minuti e non gli rimettono, un po' come quando saliamo sul metro, ci incazziamo tutti dopo, se dopo tre minuti stiamo fermi e non sta ripartendo. Ecco, in questa situazione un concetto che io ho trovato indispensabile far acquisire, e io ironizzo con tutto l'affetto sui discorsi degli ingegneri, ma anche lì gli ingegneri erano un gruppo di 40 middle manager, di questi 28 sono ingegneri, per dire, quattro gruppi diversi, abbiamo lavorato in momenti diversi, in luoghi anche un po' diversi, è il concetto della quella che con un termine poetico ma poi in realtà molto operativo, la capacità negativa, negative capability, è lo scrive il poeta romantico John Keats in una lettera del 1812, lo riprende il grande psicoanalista Wilfred Bion ed è entrato poi nel linguaggio anche, diciamo, degli psicologi clinici. La capacità di fronte a una situazione, ecco, tipo lo tsunami o un qualche cosa di incomprensibile, la capacità di resistere al bisogno che è quasi fisico di rispondere cercando ragioni e fatti, dice Keats, pur che siano una qualche ragione, una qualche spiegazione, un qualche tipo di azione che ti faccia sentire di rispondere, di non essere imbelle. Purtroppo quasi sempre le risposte sono sbagliate, no? Come la risposta, appunto, Guzzanti ce l'ha in testa ma è sbagliata, no? Ecco. Il tema è faccio un esempio operativo. Buon parte del tempo passato in aula con questi capi è il tema classico dei classici dei classici, da sbadiglio, la delega. Ecco, questa è una popolazione e sono middleman, sono capi di depositi di centinaia di persone, o quindi non sono l'ultimo con la chiave inglese. Quando succede qualcosa loro devono fare qualche cosa, devono, e i loro capi sono molto contenti, infatti il principale feedback nelle valutazioni annuali, quelle lì, è hard worker, sgobboni, cioè non sono, ripeto, gli ultimi vice manovali, sono dei capi intermedi, i middle manager, che devono essere, sono contenti, i loro capi sono degli sgobboni, cioè, se si danno un sacco da fare, gli orari, i turni, la reperibilità, perché poi sono H24, eccetera, eccetera. Per cui in queste cose qui la delega non esiste. La condivisione con il gruppo, vision, mission, l'ispirazione, l'innovazione, una beata fava, perché è tutto firefighting, troubleshooting, mettere le pezze, eccetera. Ecco, di fronte a un mondo in cui, per quanto tu standardizzi, proceduralizzi, ti comporta continuamente le situazioni, è l'intelligenza delle persone sapere team, squadra, no? La capacità di rispondere alle situazioni. Ecco, il vero ostacolo è, qui in caso di formatore, consulente, ha una vita difficilissima, però io credo che l'unico modo di aiutarli davvero è che si rendano conto che devono essere capaci loro di una cura diversa. Ecco, in questo caso, un po' come l'esempio del bambino, i capi, di appena i collaboratori mostrano una piccola, come dire, incertezza, insicurezza, dubbio, ma non so, fanno loro al loro posto, sostituiscono. I collaboratori, perché poi gli ingegneri sono persone fantastiche, ma spesso non sono dei grandi furboni, cioè proprio sono dei, a casa mia si dice dei salami. Ecco, appena danno un compito, adesso sto mettendo in macchietta, ma potete provare un sacco di casi, prova a fare questa cosa qui che alla prima difficoltà, ma capo,
ma tu sei più bravo, ma oppure ma non hai tu la soluzione. Questi proprio boccaloni, cioè, ci abboccano subito, e quindi la delega viene tutta rincamerata. Ecco, il tema è come si fa a prendersi cura anche della scarsa disponibilità delle persone a prendersi l'autonomia, la libertà responsabile. Qui bisogna essere capaci di lavorare. Allora, su queste dinamiche in realtà secondo me c'è una bidirezione, no? È bidirezionale. È tanto vero che un capo deve essere bravo nella delega e nel lasciare libertà al proprio collaboratore. È altrettanto vero che nei casi in cui non succede, il collaboratore può essere stimolante verso il proprio capo, cioè nel senso che secondo me non vige un'unica direzione, è più complicato, non dico che non è possibile, ma alcune volte anche ai propri responsabili alcuni segnali, alcuni stimoli, alcuni momenti di incontro si possono dare, no? Secondo me non è più l'era del timore reverenziale verso la gerarchia, quindi alcuni stimoli, alcuni segnali è bene darli. Molto spesso vengono recepiti, secondo me più spesso di quello che si pensa. Siamo in chiusura. Sì, direi che siamo in chiusura, si è fatta una certa ora. Vabbè, io non è che vorrei fare né nessun tentativo di sì. Grazie. Cosa c'è che non va? Allora, va bene, ma infatti non hai torto. Allora, no, vabbè, io innanzitutto volevo ringraziare tutti. Io porto a casa alcune cose, vi dico le cose che mi hanno più interessato. Allora, innanzitutto, certamente mi ha interessato il fatto che ci siano dei luoghi che non sono, secondo me, la maggioranza dei luoghi, ma sono dei luoghi di lavoro in cui c'è già un movimento per intendere la cura delle persone in modo diverso da quello che tradizionalmente ci si potrebbe aspettare. Cioè dei luoghi, per dirla con quello che ci raccontava Dario, in cui il compito primario di realizzazione di sé si integra in maniera piena con gli altri due compiti primari, così come ce li hai descritti. Questi luoghi esistono, e per me è sempre interessante quando la realtà ci dice che una cosa esiste, perché se esiste è possibile. E se è possibile può in qualche misura essere moltiplicata e diffusa. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che la faccio da professionista, da psicologo professionista, cioè che non è che occuparsi della crescita o dello sviluppo, per usare il termine della collega, non voglia dire prendersi cura delle persone. Cioè, noi spesso viviamo anche nella nostra comunità professionale una vita un po' scissa tra quelli che si occupano dei malfunzionamenti e quelli invece che si occupano dei funzionamenti ottimali. Ecco, io credo che sia arrivato il momento in cui probabilmente vanno considerate contemporaneamente queste due dimensioni del lavoro psicologico. Perché se noi le consideriamo separatamente rischiamo, come dire, di vivere il rapporto con le organizzazioni, con i lavoratori in maniera, come dire, appunto frazionata, in maniera compartimentata. Ed è il motivo per cui, questa è una considerazione che faccio da persona interessata anche alla promozione della professione, è uno dei motivi per cui noi siamo in fondo poco appealing per le aziende. La terza cosa che come dire, mi porto a casa è che si tratta veramente di una discussione interessante, e quindi in qualche modo l'idea che questa cosa rappresenti l'avvio di un percorso, mi rassicura che sia stata una scelta interessante, e credo che molto dell'interesse, e di questo ringrazio molto Antonio della sua disponibilità, sia legata al fatto che non stiamo solo a raccontarcela tra di noi,
perché in qualche misura Dario in primis, io faccio il consulente da tanti anni, ma alla fin fine se non ci abituiamo a verificare quelle che sono le nostre ipotesi di intervento con qualcuno che viene da un altro linguaggio e da un'altra visione, appunto direi che il rischio dell'autoreferenzialità è molto molto elevato. Quarta cosa, sono arrivato alla quarta e poi basta, però, perché non vorrei esagerare, anche perché ho detto che ne avevo tre, ma invece dico anche la quarta. A me è piaciuto molto l'esempio del bambino, non perché abbia una particolare sensibilità nei confronti dei bambini, ma perché ci ha obbligato, come dire, a rileggere anche l'esperienza adulta come un'esperienza evolutiva. E questo, secondo me, anche questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere, perché spesso il funzionamento dell'organizzazione viene inteso come fondamentalmente un mettere ordine, no? Ed è giusto, l'organizzazione serve a mettere ordine, ma dove l'ordine è percepito in maniera statica, no? Raggiungi una posizione, assumi un ruolo, svolgi un compito, mentre invece tutte queste cose sono sempre dei divenire, inevitabilmente, perché il mondo è in divenire. Allora, io penso che il prendersi cura delle persone, questa è davvero l'ultima cosa che dico, debba passare anche e soprattutto attraverso il fatto che noi aiutiamo chi lavora e le organizzazioni che li fanno lavorare a, come dire, prendere coscienza di questo divenire e anche amarlo un po', perché è difficile amarlo, perché siccome il divenire sempre implica che tu devi far fatica, sarebbe meglio dire sono arrivato, giusto? Cioè sono arrivato in azienda, questa cosa del sono arrivato è una cosa che si sente molto, no? Forse anche per questo la startup è un ambiente più favorevole, perché la startup non è arrivata, è partita, cioè è esattamente l'altro lato del percorso, l'altro pezzo del percorso. Detto tutto ciò, queste perle di saggezza che evidentemente mi hanno obbligato a dire, vi ringrazio molto della partecipazione. Il prossimo appuntamento, ci salutiamo caramente, il prossimo appuntamento, il secondo di questo ciclo, sarà a settembre, comunque in autunno, e seguite la programmazione della Casa della Psicologia, perché succedono un sacco di cose interessanti. Lunedì sera ci sarà una cosa molto interessante, perché dai, raccontacela tu. Lunedì sera è